Salve a tutti, sono Rosy Luca, osteopata e titolare del centro medico Fisiosalus. Oggi voglio raccontarvi del mio sogno che è diventato realtà. Fisiosalus nasce nel 2015 da una superficie di 60 metri quadri e contava 3 fisioterapisti. Oggi la nostra equip è formata dai migliori medici, osteopati, fisioterapisti, kinesiologi che ci sono nel settore sanitario e conta 60 professionisti su una superficie di circa 800 metri quadri. Abbiamo creato tutto questo per migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti e sviluppato soprattutto dei percorsi terapeutici che puntano alla prevenzione della salute. Tutto ciò è stato possibile attraverso il continuo aggiornamento, impegno, studio di ogni membro del nostro staff, andando sempre alla ricerca del meglio per i nostri pazienti. Non c'è nulla che più caro che la nostra salute e Fisiosalus è qua per questo. Allo stadio comunale di San Martino in Campo, la Visnova Alba, oggi in completo grigio, ospita il Selcinardi in tradizionale casacca righe rossonere. Tra le fila dei padroni di casa scende in campo il neo papà Gianmarco Berretta. A lui e alla mamma e dal piccolo vanno i nostri più sentiti auguri. Direzione di gara affidata a Vanessa Tempesta della sezione di Perugia, coadiuvata da Piccini e Botu della sezione di Città di Castello. Prima parte di gara timida, Novalba che sembra poter controllare il gioco senza difficoltà, ma allo stesso tempo non riesce a concretizzare la superiorità di possesso palle in azioni offensive. All'11° Tommassoni dal limite impegna giorno nella deviazione in tuffo. Al 15° invece Bocciarelli a controllare di petto e servirinare alla corrente Fagioli. Palla tesa al centro, Guerra in scivolata anticipa Corboli e neutralizza il pericolo. Mette la testa fuori dal guscio il Selci al 22°. Punizione dalla sinistra, Spioventi in aria accanto alla messa, pizzica la palla e batte all'uno immobile sulla linea. Gol annullato per fuorigioco. La scossa la dà infine Fanini al 32°. Intercetta palla centrocampo, scambio veloce con Piorico e Fennente che non lascia scampa giorno infilandosi sotto al 7. E il numero 10 manda così la sua squadra al riposo in vantaggio per 1-0. La seconda frazione si apre al 12°, nella mischia del calcio d'angolo, Bagnetti abbraccia e trascina terra Falcelli, per Tempesta e calcio di rigore. Il solito capannello di proteste a poco serve, e dall'ischetto canta la messa, non sbaglia e riapre la partita. È la scossa che risveglia il Selcinardi, fino a questo momento poco incisivo. Al 15° buona occasione per il neentrato Checcaglini, lanciata a rete dal filtrante di Cenciarelli. Perde tempo nell'uno contro uno e si allunga troppo la palla calciando fuori. Non molla la Visnova Alba, al 20° in decisione di giorni con la sfera a tre piedi. Piorico cerca il colpo di rapina ma la sfera si infrange sul palo. Per un gol che sfuma c'è un gol che arriva. Genchini recupera palla in fase difensiva, cavalcata sulla fascia destra e lancia a scavalcare la difesa in direzione di Selvaggi. Controlla e tiro sull'angolino basso e dal minuto 21 la rimonta Selcinardi è completata. Si riversano in attacco i padroni di casa ma senza trovare soluzioni offensive. Al 39° Corboli dalla sinistra, Giorni devia in angolo. Al 44° ancora Valigi che conclude di prima intenzione, Giorni si fa trovare pronto e Diave ancora in corner grazie anche all'aiuto della traversa. Termina qui la partita, il Selcinardi rimonta e vince sul Novalba che si trova sempre più invischiato nella zona calda della classifica. Forse sottotono da parte nostra, ma noi sappiamo che qua, che questa è una squadra buona e c'è una classifica secondo me che non merita, parlo dei locali, e non era facile qua. Il primo tempo non l'abbiamo interpretato bene, loro meritavano, hanno meritato il vantaggio. Poi su un episodio si è riaperta la partita, noi lì siamo stati bravi a tenere la partita dalla parte nostra e alla fine l'abbiamo portata a casa e siamo molto contenti per il risultato. È chiaro, no? Hanno vinto loro, il primo tempo vincevamo noi, è stata una partita, una sconfitta ritengo assolutamente immeritata da parte nostra, dove abbiamo preso il primo tiro in porta su rigore nel momento dell'esecuzione, non avevamo mai preso tiro in porta, è stata una mischia in aria, fischiato rigore, non so sinceramente dire se c'erano i presupposti o no, da fuori non giudico. Abbiamo preso un gol assurdo in contropiede su un calcio d'angolo, ci abbiamo provato in tutte le maniere, ritengo siamo stati sfortunatissimi oggi come nella prima giornata della mia gestione, però a questo punto le scuse vanno un attimo a cadere perché noi abbiamo necessità di fare punti.